Buonasera a tutti, ben ritrovati in una nuova puntata di Grilli per la Testa con Alviano Appi e Marco Grilli. Sì, siamo sempre noi due e dopo continueremo praticamente la trasmissione a parti invertite, perché avremo Marco Grilli e Alviano Appi, no, sempre noi siamo e vi terremo compagnia fino a ora di cena. Oggi è una data, ahimè, tristemente famosa, dovremmo dire famigerata teoricamente. Anche. Famosa per alcuni, famigerata per altri, drammatica per qualcun altro. Al di là degli avvenimenti che conosciamo del nostro territorio, oggi per esempio in discussione alla Camera il decreto mille proroghe, e vedremo come andrà a finire. Tra le altre cose c'è anche la questione vaccinale di mezzo, perché c'è stato il ripensamento da parte del Ministero della Salute per quanto riguarda l'avvio dell'anno scolastico in ordine alla questione vaccinale, e ci sono tante altre novità in ballo e staremo a vedere dove andremo a parare. Quindi da più tardi, diciamo da ora di cena in poi, probabilmente cominceranno a trapelare le prime notizie un pochettino più consistenti, diciamo così. Beh, possiamo anche dire, rimanendo un attimo su questo tema che hai aperto, che c'è una questione molto dibattuta, un poco anche all'interno del governo, bisogna dire, diciamo sulla sospensione delle attività commerciali la domenica. Esattamente. Sembra che il Movimento 5 Stelle voglia andare da una parte, che la Lega in qualche modo cerchi di frenare, almeno diciamo per quanto riguarda le attività sulle città d'arte. E diciamo che c'è un po' di fibrillazione su questo tema e ci sono due posizioni un po' contrapposte, un po' commercio, che sembra più essere d'accordo sulla posizione del vice premier Di Maio, mentre i grandi gruppi, le grandi multinazionali alimentari paventano moltissime perdite di posti di lavoro qualora dovesse passare la chiusura delle attività, degli esercizi commerciali la domenica. Sebbene sembra che questo disegno sia impostato solo sul chiudere una parte degli esercizi commerciali, diciamo che il 25% ogni domenica risulterebbe aperto, per cui le persone che veramente hanno bisogno di fare degli acquisti, delle cose in quel giorno, ne avranno la possibilità, come risulta un poco anche nel resto d'Europa. Non so la tua idea, Marco, su questa cosa. Comunque questo è uno... Allora, va detto questo, io non sono in mente dei, come non penso sia nessuno di noi, per cui anche alla luce di quello che sta succedendo a livello governativo e parlamentare, non mi spenderei per teorie definitive sulla cosa. Diciamo che comunque l'orientamento di massima sarebbe quello di permettere alle persone di poter osservare il giorno festivo come riposo settimanale. Certo.
E questa sarebbe già una grande conquista perché in un modo o in un altro sarebbe percepita anche come miglioramento della qualità di vita nel mondo del lavoro da parte dei dipendenti, soprattutto delle grandi catene. Quindi stiamo parlando di grande distribuzione organizzata, sia in termini di prodotti, come si suol dire adesso, la distinzione è sempre in inglese food, non food, per l'appunto coinvolge entrambi, diciamo, I settori merceologici, cibo non cibo. Detto questo, effettivamente sarebbe ora che si ricominciasse a tenere degli orari più normali. Passi il discorso dei turni, quindi la logica dei turni è premiante dal punto di vista del servizio verso l'utenza, però è chiaro che crea degli scompensi abbastanza importanti. Quindi puoi capirlo dal punto di vista produttivo, perché magari ci sono necessità di avere pronti quantitativi di merce da spedire da una parte piuttosto che dall'altra del mondo, o molto più semplicemente perché sono evasioni d'ordine già in corso, sì. Quindi hai delle tempistiche da rispettare. E poi perché ormai ci sono, come dire, intere realtà produttive che si basano sulla turnazione, ormai è praticamente un modus operandi accettato anche dalle forze lavoro, eccetera. Però dal punto di vista commerciale il segnale è differente, perché comunque non si parla di produzione di beni, ma semplicemente di cessione di servizio. Sì. E effettivamente, torno a ripetere, premiante come logica di servizio, ma devastante anche come logica di gestione, cioè, anche perché poi si apre tutto il contenzioso sugli straordinari, più o meno pagati, sulle aperture dei nuovi centri commerciali, che in questo momento, tra le altre cose, sono anche in un certo senso in recessione, cioè, perché internet sta subentrando a quella che era la logica dei centri commerciali. La distribuzione ormai è capillare. Puoi ottenere grosso modo qualsiasi tipologia di bene, anzi molti utenti frequentano i negozi per avere un contatto con una persona che spieghi gli estremi di funzionamento di un bene, ma dopodiché va a ordinarselo su internet nel momento in cui lo trova più conveniente. Certo. Ottiene lo stesso identico tipo di prodotto, sapendolo chiaramente scegliere in modo corretto, e lo tiene probabilmente anche in minor tempo, in qualche caso perché ne può verificare la disponibilità immediatamente, e quindi voglio dire, il rapporto anche del centro commerciale con il proprio cliente sta mutando radicalmente nell'ultimo periodo. Quindi tornando alla logica di partenza, un giorno di pausa a settimana, che sia la domenica festiva piuttosto che è sacrosanta. Poi, con riguardo anche alle altre confessioni religiose che ormai stanno prendendo piede in Italia grazie anche a fenomeni migratori di tipo economico, ecco che per esempio i musulmani hanno il venerdì, sì. Quindi per un musulmano sarebbe magari premiante stare a casa il venerdì rispetto alla domenica, per un ebreo il sabato, per un ebreo il sabato, e via discorrendo, perché poi tecnicamente le celebrazioni più importanti dal punto di vista paritario eucaristico, passatemi questo termine, okay, canonico, sono per queste tre confessioni principalmente. Il resto non ha la stessa cadenza che abbiamo noi, anche perché nella spiritualità tu mi insegni, perché nella tua trasmissione tocchi spesso una rubrica di natura spirituale, sì, come argomentazione. E voglio dire, tu mi insegni, il momento della spiritualità non è definito nell'arco della giornata, a meno, certo, che non si ragioni in termini di vespri cattolici, sì, o di altre o di compieta, eccetera eccetera eccetera, ma stiamo parlando puramente di religione cattolica. Per diciamo le religioni o i fenomeni, diciamo così, spirituali, soprattutto quelli orientali, non esiste un momento nella giornata da dedicarsi
meglio o più esclusivamente, indicativo, esclusivamente alla celebrazione di determinati riti. La spiritualità vissuta 365 o 366 nei bisestili giorni l'anno e H24 a seconda di come la persona si sente. Esattamente, perché altrimenti non è più spiritualità, non è più liberalità della persona o libera scelta, ma diventa una costrizione che con la religione non avrebbe nulla a che vedere. Diciamo che questo ha un po' a che fare con il suggerimento che dava Gesù, che il tempio di Dio è l'uomo, insomma, e quindi già lì va in atto la funzione. Scusate la digressione religiosa, ma guarda, ci sta, ma ha un senso perché poi ci riallacceremo a questi concetti parlando per l'appunto della ricorrenza dell'11 settembre, di ciò che ha significato, anche perché ha visto coinvolte per forza la confessione musulmana, perché i presunti attentatori erano tutti sostanzialmente estremisti musulmani o islamici, che dir si voglia, contro, diciamo, la cristianità del mondo occidentale, che in un modo o in un altro si è vista offesa, quando noi sappiamo benissimo comunque nei tempi andati la cristianità ha offeso l'Islam in modo abbastanza importante. Guarda, riprendiamo questo punto qua, ma prima, avendo toccato il problema, così almeno per molte persone, del riposo settimanale, è questo. Ho sentito l'altro giorno, ho avuto modo di vedere uno spezzone della puntata in onda che viene trasmesso su La 7, dove c'era il professor Masi che faceva notare come la grande esplosione della robotica potesse in qualche modo mettere l'uomo nella condizione di usufruire di molto più tempo libero, una volta che viene fatta salva quella che può essere un reddito universale, diciamo, dato all'uomo. Ma ho trovato molto curiosa la risposta di un'altra persona che era intervenuta, di cui non ho avuto modo di capire il nome di chi fosse, che ha fatto questa osservazione. Marco ha detto: sì, voi pensate di tassare i robot, ma guardate che ci sono già tanti filosofi che stanno pensando all'etica del robot. Anche il robot sarà in breve tempo portatore di etica, e quindi anche lui non potrà essere sfruttato. Allora, stiamo sfruttando l'uomo, e già stiamo pensando a non sfruttare la macchina. No, questa è la cosa bella, è che quello che stai facendo adesso sembra un ragionamento assurdo, ma è in linea con tutta quella che è la cultura, diciamo, di letteraria, potrebbe essere di Philip K. Dick, che potrebbe essere di Isaac Asimov, e via discorrendo, con il discorso legato alle leggi della robotica, che sono in sostanza i principi basilari che corrispondono grosso modo a quelle che dovrebbero essere le tavole della legge, e quindi i principi fondamentali non della religione cattolica e basta, ma del primo lascito tecnicamente di Dio all'uomo, in termini di unici, come dire, paletti da rispettare per avere una vita sana, serena e di, come dire, fraternità e comunanza con gli altri. Cioè, sono criteri sociali fondamentalmente. Certo. I primi criteri sociali. Ora, spero che con questo discorso nessuno si offenda perché pensi che diamo la preeminenza alla religione cattolica piuttosto che a quella ebraica, ok? Non è questo il discorso, però effettivamente
ci sono dei principi comuni che dovremmo imparare a riportare, a rivalutare, a sottolineare, che fondamentalmente ci derivano non solo dal dettame legislativo tout court, ma proprio da un'origine religiosa del nostro popolo, certo, che vuole molto semplicemente aiutarci ad affrontare la vita con più tolleranza verso gli altri. Qui si potrebbe aprire un altro discorso che è legato all'accoglienza, all'immigrazione. Sono tutti argomenti scottanti in questo momento storico. Vedi, e quello che stavi facendo notare tu prima, che adesso dicendo tu prima, che in qualche modo il mercato dell'online sta prendendo il posto delle grandi catene di distribuzione, ci sta facendo vedere molto chiaramente come siamo in una continua corsa di competizione, un sistema con l'altro, a togliere fasce di mercato, in una continua corsa di competizione, quando non c'è il tentativo di andare in un mondo globale equilibrato. Esatto, perché tu hai parlato di globale. Globale. Che non è il senso della globalizzazione così come si è sviluppata oggigiorno, ma è tutt'altro. Ma io prenderei il bosco, la foresta, anche la grandissima foresta da una parte, dove tutto si svolge in equilibrio, in modo ciclico, sì, e dove tutto si sviluppa in armonia, mentre dalla parte umana continuano ad esserci grandissimi conflitti. Ah sì. E qui ritorniamo all'argomento principe della giornata di oggi, che è chiaramente è di per sé evocativa, che è l'11 settembre. Mi pare ci sia Rosario che voglia dire qualcosa. E sentiamo. Grazie. Vai, ragazzi. A te grazie. Grazie. No, io volevo dire qualcosa sul fatto della chiusura della domenica, no? Sì. Perché mi ero fermato? Perché volevo insomma inserire dentro, diciamo, una provocazione, ma una provocazione che ho letto sul fattoquotidiano.it, perché si diceva insomma il riposo domenicale, tutte queste cose, no? Cioè, per dovrebbe avvicinare più le famiglie, in fin dei conti, ed è anche giusto. Io sono a favore della chiusura dei negozi la domenica. Però c'è una sociologa, una certa Chiara, dottoressa Chiara Saraceno, che dice che non corrisponde al vero che la liberalizzazione di Monti, perché c'è stata la liberalizzazione di Monti, stia distruggendo le famiglie. E dice: ci sono gestioni familiari che si reggono proprio sulla divisione di orari e compiti dei genitori. Beh, però lei dice: ma occorrono più garanzie su questo aspetto. E nell'articolo appunto dice: sta liberalizzazione, sta fatta di chiudere, non è che risolve il problema delle famiglie, ma semplicemente perché sai che è stata messa anche sul discorso che i dipendenti insomma possono stare la domenica a casa, in effetti danno anche un assist alla Chiesa Cattolica su questo discorso della chiusura. E però dico, questa sociologa dice che non è vero però che avvicini le famiglie. Secondo voi, per me le avvicina, per semplice motivo, perché un genitore che resta a casa, e tutti e due i genitori che restano a casa, a meno che non abbiano turni di lavoro in ospedale o altre cose, che restano a casa insieme ai propri figli e fanno qualcosa insieme, è un qualcosa di positivo, o mi sbaglio? Aviano. Allora, io la prima osservazione che farei, partirei proprio dai figli dicendo una cosa: le scuole comunque la domenica sono chiuse. È vero che ci sono genitori che fanno i turni, io come lavoratore ho lavorato nei grandi alberghi i primi anni della mia vita,
Lavoravo anche la domenica, il sabato, la domenica, eccetera, eccetera. Come tanti lavoratori, o anche quando ho fatto il portiere d'albergo, mi è successo la stessa cosa. Quindi, quando lavoravo in questi ambiti, ricordo, ho avuto anche un periodo in cui lavoravo in una latteria. Non solo non c'era sabato, domenica, non c'era Natale, non c'era Capodanno, perché le mucche lavorano e Tutti i giorni. producono tutti i giorni. Bene, ma fatte salve queste situazioni, io devo puntare al fatto che comunque, dove possibile, i genitori possano stare il più possibile con i loro figli e si possa stare proprio come nucleo familiare, andare da qualche parte, vedere qualche cosa, stare un po' in natura che è così difficile, eccetera, vedere, andare in un museo, andare a vedere una città d'arte, andare a stare semplicemente fuori in una gita in bicicletta insieme in famiglia. Questo specialmente per quanto riguarda tutte quelle famiglie che hanno figli, figli piccoli e figli che possono arrivare fino a 12, 13, 14, 15 anni. Questo diventa una cosa formativa che sicuramente dà un aiuto a quel mattone dell'edificio umano che è la famiglia. Dopo, sicuramente non basta questo non basta, però questa è una cosa che può aiutare. Per Allora, te, Marco? qua il discorso si fa secondo me abbastanza spinoso, o meglio, articolato, mettiamola così. Io mi sono trovato, faccio un esempio proprio, mi sono trovato il 15 di agosto di 2 anni fa in un centro commerciale di Sacile, quindi vicino a Pordenone, vicino a dove aveva luogo una grigliata tra amici, a comprare uno scatolone di birre perché non le aveva recuperate nessuno, e allora io, come dire, all'ultimo momento sono partito, sono andato là. Chiaramente, sperando tra virgolette che fosse aperto per poter rendere questo servizio diciamo, al gruppo Che stava facendo la che stava grigliata. facendo la grigliata. E mi sono ritrovato, con mia somma sorpresa, di fronte al centro commerciale, che era anche relativamente vicino, aperto, dove tutti i negozi bene o male funzionavano, il 15 di agosto. Quell'anno lì, 2 anni fa cos'era? Il 15 di agosto era 16, 2016. 2016, era, cadeva di, quest'anno che cos'era? Martedì? 2016 Boh, non mi ricordo, comunque sia. era bisesto, cos'era? Un sabato, domenica, mi ricordo, va bene. Detto questo, perché adesso non è che mi fossi preparato l'esempio, e alla cassa, mentre pagavo, ho ringraziato la cassiera per il servizio Che stavo che stava facendo, certo. facendo, perché mi ha detto grazie, arrivederci. Ho detto no, no, grazie a voi che siete qui di giorno festivo a darci un servizio. C'è qualcuno che ti risponde, siccome mi è capitato anche in altre occasioni, non per lo stesso motivo, ma ovviamente, ma per altre cose, e non necessariamente il 15 di agosto, ma anche la domenica. C'è chi ti risponde con un sorriso tirato, c'è chi invece dice fa parte del mio lavoro. Ecco perché la questione diventa spinosa, perché torniamo al solito discorso del ognuno ha le sue priorità e Certo. non sono discutibili. Quindi, se per me, che da un lato magari avrei comodo di poter accedere ai negozi la domenica per una dimenticanza dell'ultimo minuto, ma magari li trovo chiusi, a un certo punto ho cominciato a dire, beh, meno male. Meno male, perché riprendiamo anche un po' di normalità. Quando una volta ero piccolo io, voglio dire, sono passati tanti tanti anni, la domenica i negozi erano chiusi tassativamente. E comunque, guarda, diventa anche per la persona un fatto organizzativo. Esattamente. Diventa un fatto organizzativo, so che lo trovo chiuso e mi organizzo in modo diverso. Invece me lo hanno aperto e mi posso permettere in qualche modo
è vero che per alcune persone non è un problema se lavorare anche la domenica, ma certamente nel momento in cui io farò una turnazione ci saranno dei lavoratori che magari preferirebbero stare a casa e saranno obbligati comunque nella loro turnazione ad andare. Allora, a questo punto il discorso potrebbe essere: ma tu quale giorno preferisci startene a casa? Io intanto la metterei sempre così, sulla diciamo, cercherei di mettere insieme le cose. Abbiamo detto prima, la domenica è un giorno dove le scuole sono chiuse. E le scuole, diciamo, che vai a difendere in qualche modo la fascia che ha più bisogno di essere unita della società. Offri la domenica, si presta per questa ragione. Fosse un altro giorno in cui le scuole sono chiuse, diventerebbe più automatico tenere quel giorno le cose chiuse, proprio per permettere alla famiglia, almeno nei primi anni, di sentirsi unita, di crescere, di fare le cose che vanno fatte. Questo è un punto fondamentale. Dopodiché il ragionamento legato all'unione familiare è comunque relativo, mi permetto di dirlo. Perché? Perché l'unione familiare non si costruisce solo la domenica, ma si costruisce giorno per giorno. Assolutamente d'accordo. Quindi non è che la domenica sia un giorno migliore degli altri per familiarizzare all'interno dello stesso nucleo familiare, perdonatemi la ridondanza concettuale. Il discorso è di natura differente, cioè noi viviamo in una società che in questo momento si può definire tranquillamente malata. Malata nei valori, malata nella sua integrità psicologica, perché chiaramente siamo sottoposti a stress che prima non si pensava nemmeno potessero esistere. Perché? Perché viviamo in una logica di numeri e di rincorsa del denaro. Capisci? Per un benessere che molto spesso è molto relativo, se non per i super ricchi, ma a quel punto secondo me lì si perde completamente il senso della normalità. E anche quando parliamo di normalità, introduco un altro concetto, che è un risvolto sociologico, che cos'è la normalità? Ciò a cui siamo abituati normalmente, okay? Ciò che viviamo giornalmente, quotidianamente, fa parte magari del nostro retaggio familiare, culturale, eccetera. Che cos'è la normalità? Perché per un elemento, un individuo appartenente a una tribù africana, la normalità potrebbe essere il vivere a contatto con la natura tutti i giorni e probabilmente girare anche nudo per la giungla, voglio dire. Certo. Per noi la normalità è, che ne so io, magari andare a prendere un gelato l'estate, fare le ferie al mare l'estate, andare a sciare l'inverno, faccio degli esempi, sì. Non sono questi. O semplicemente per qualcun altro è potersi permettere di cambiare l'automobile ogni 2 anni. Cos'è la normalità? Io invece qua mi azzarderei a mettere dentro dei paletti sulla normalità. Come da un punto di vista del corpo ci sono delle cose che sono normali perché fanno bene al corpo, e quindi che cosa fa bene al corpo? Fa bene al corpo l'attività, che può essere di carattere sportivo, ma anche di carattere anche quando studio ho un'attività, perché ho un'attività cerebrale, o anche quando faccio un lavoro, perché ho un'attività di concentrazione, forse uso tutti e due i sistemi, cioè il cervello ma anche l'apparato motorio, diciamo, e questo è normale, il fatto che io possa quindi avere un'attività, che io possa però avere anche dei momenti di riposo, che io possa avere il sufficiente per mangiare, naturalmente bere, naturalmente ancora di più respirare, possa avere un tetto sopra la testa, un minimo di cose. Queste, la normalità per me è un minimo di cose sufficienti perché l'uomo dopo da lì possa spaziare
e dare libera energia a quelli che sono i suoi interessi e le sue potenzialità. Ma esiste una normalità, come per noi è vitale, tutto ciò che è vitale dovrebbe essere normale. Quindi è vitale la presenza della natura, la luce del sole, la presenza dell'acqua, la pioggia, ci sono cose in cui l'essere umano dal punto di vista fisico e psichico ha una sua normale, diciamo, uso questo termine, frequenza vibratoria armoniosa. Dopo, per ciascun individuo, noi possiamo salire nell'intensità delle prestazioni e trovare armonia per alcuni individui a certi livelli e per altri ad altri, ma esiste una banda in cui noi, le nostre cellule ci dicono così va bene, la nostra psiche ci dice così va bene, dobbiamo avere un minimo di queste cose essenziali, vitali. Ecco, io partirei da qui. Un minimo di normalità ci vorrebbe per tutti, a tutte le latitudini e longitudini. Ah sì, sì, beh, noi in questo momento stiamo ragionando di ordinamento italiano, perché si parla di decreti in discussione, comunque di leggi in fieri sul nostro territorio, quindi facenti parte del nostro ordinamento. Quello che tu auspichi è sacrosanto, però la nostra Costituzione, che tu citi spesso, dà molto l'idea di ciò che potrebbe essere normale. Se noi la leggiamo nel suo corpus, dà molto l'idea di ciò che può essere normale per l'uomo. Da lì si parte anche a fare altre, ma queste sono le basi. Ah beh, si parla di salute, diritti civili e politici, si parla di un sacco di giustizia, si parla di un sacco di cose. Questa dovrebbe essere la normalità, effettivamente. Bene. Poi la riprenderemo in mano, perché abbiamo cominciato a leggere negli articoli, diciamo, per poter dare una rinfrescata alla memoria di tutti gli utenti. Molto spesso noi ci dimentichiamo quanto siamo privilegiati ad avere una Costituzione di questo genere, che tra le altre cose, lo ribadisco, è frutto del lavoro congiunto di forze politiche antitetiche, ma che a quanto pare sui principi fondanti si sono trovate perfettamente d'accordo, senza neanche grandi litigi. Qualche cosa di normale su cui mettersi. Questa d'accordo potrebbe essere un'interpretazione di normalità. Possiamo anche avere punti di vista differenti, ma sapere che la base è quella comune per tutti quanti, che deve essere rispettata quella come base comune. In fin dei conti, anche quando abbiamo citato prima la religione, i principi religiosi, le tavole della legge, piuttosto che effettivamente sono degli spunti, certo, non sono delle coercizioni, perché in funzione del libero arbitrio noi possiamo agire come meglio crediamo, possiamo decidere di rispettare la legge o di non rispettarla. Naturalmente ogni comportamento che noi teniamo presuppone delle conseguenze, che possono essere belle o brutte, non necessariamente, purtroppo, nella vita di tutti i giorni, rispettando la legge o non rispettandola. Per cui la normalità dovrebbe essere, per esempio, per calarci di nuovo in una situazione ideale, la certezza della pena o della sanzione per chiunque dovesse sbagliare. Certo. Tanto per fare un esempio concreto che possa riguardare come naturalmente non con il fine punitivo, ma semplicemente con il fine correttivo ed evolutivo, naturalmente, messa anche in quest'ottica, perché anche questo è un aspetto della normalità. Infatti nella Costituzione anche la pena ha una funzione di correzione dell'individuo. Dovrebbe essere, lo dice il nostro, lo dice anche la Costituzione, tecnicamente la pena o comunque la sanzione negativa prevista per la violazione della legge dovrebbe avere la forma o tendere alla forma rieducativa, esatto, di chi ha sbagliato.
Poi purtroppo nella dinamica quotidiana o purtroppo nell'uso di questa società malata della quale facciamo parte, la rieducazione non è possibile perché le devianze sono talmente tanto radicate in alcuni casi che non si arriva a correggerle, anzi molte volte vengono addirittura esasperate. Penso per esempio a tutti i mafiosi che dalla galera continuano a dettare ordini, e non sono certo ordini alla fioreria per mandare mazzi di fiori alle persone simpatiche o tantomeno a quelle odiate. Potremmo calarci per questo momento anche nella figura di nei panni, se vogliamo, di Nino Di Matteo, che in un modo o in un altro di nuovo insidiato dal CSM. Bravo. E semplicemente perché qualcuno che sta effettivamente facendo il suo dovere rispettando la Costituzione, i principi fondanti della società civile, e soprattutto onora la mansione che è riuscito a ricavarsi nel nostro ordinamento, perché ricordiamocelo, non è che sia stato un magistrato eletto o sia stato un magistrato la nomina del quale si è calata dall'alto. Certo. No, è uno che ha studiato, che si è applicato, che ha seguito la legge sostenendo dei concorsi o comunque delle procedure concorsuali, ed è arrivato poi ad essere indicato quale procuratore aggiunto antimafia. Esatto. Ok. Ma dopo un iter lunghissimo, dopo una carriera estremamente prestigiosa, costellata di successi dal punto di vista giuridico, anche se purtroppo legati ad avvenimenti estremamente dolorosi avvenuti sul nostro territorio e che ci fanno male ancora oggi, e che ancora oggi non sono del tutto chiariti, per quanto sappiamo ormai che la verità sta venendo a galla, ed è ciò che fa paura per l'appunto ai soggetti che dal carcere continuano, oltre che dalla latitanza o dall'attività imperterrita sui propri territori, a dettare le condizioni, le regole per la vita della propria organizzazione, che in questo caso è malavitosa, che tecnicamente segue dei principi anche questa. Certo. Il che fa sorridere. Quindi, quando sgarri, vieni. Ma non solo. C'è anche, si dice, un atteggiamento premiante nei confronti di chi è fedele, laddove la fedeltà venga espressa anche in termini di sacrificio personale, magari andando a finire in galera per evitarla a qualcun altro. Ok? Sì. Quindi siamo alla relativizzazione del concetto di correttezza e di giustizia, certo, nonché alla storpiatura del concetto di principio da seguire, di deviazione proprio da quella che dovrebbe essere la normalità, per ritornare al concetto che stavamo cercando di chiarire. Sono le 18:42, siamo su Radio Saius, questa è Grilli per la testa. Tra qualche minuto cederemo il passo a un momento di un momento musicale, la programmazione intermedia, finché poi non giungeremo alla trasmissione di Albiano, dove prenderemo in mano pienamente il tema dell'11 settembre, rievocando, ahimè, quello che è stato un momento tragico e che ha cambiato completamente il volto al mondo attuale, così come lo conosciamo. Certamente. Oggi il presidente Trump si trova nella cittadina di Shanksville, che è il luogo dove è precipitato l'ultimo dei quattro aerei dei cosiddetti dirottatori islamici, dei 19 dirottatori. Ci sarà una commemorazione dell'evento lì. Io mi auguro una cosa, che il tempo è galantuomo. Io penso che questo tempo galantuomo possa accelerare, possa portare una profonda verità
dove c'è invece un profondissimo inganno. Adesso noi non abbiamo molti minuti per parlare di questa cosa, però noi invitiamo le persone che ci ascoltano, specialmente le persone giovani. Io immagino che nel 2000, che adesso ci siano ragazzi di 20 anni che nel 2001 che cosa avevano? Avevano 3 anni. Persone di 30 anni oggi che nel 2001, sì, scusa, che ne avevano, che nel 2001, 30 anni oggi ne avevano 13, adesso siamo nel 2017, ne avevano 18, scusa, hai ragione. Ecco, forse quelli di 30 anni sono più consapevoli, hanno vissuto in modo più consapevole. Questo 18 mi fa pensare ai casi della 18 di questi giorni. va bene, auguriamo che possano prendere visione, innanzitutto dico del film di Massimo Mazzucco che si può trovare su YouTube, sulla verità sull'11 settembre, perché ci sono tantissime cose da osservare, da guardare e da capire e da rendersi conto che semplicemente anche senza il parere di grandi esperti si può arrivare a dire ma mi hanno detto una grande, immensa, drammatica bugia che non si è conclusa quel giorno o i giorni dopo, perché la bugia dell'11 settembre ha i suoi effetti in molte nazioni, a partire dal Medio Oriente, Afghanistan, Iraq, Siria, ancora oggi. Ecco, con questo forse possiamo... Sì, siamo in chiusura, sono le 18.45, per cui rinviamo a tutto ciò che è connesso a questo argomento alla tua trasmissione tra un quarto d'ora circa. Grazie Marco. Grazie a te per essere stato con me, grazie a Rosario Moreno come sempre per il suo encomiabile sforzo nel dare a tutti la possibilità di sapere qualcosa senza dover pagare assolutamente nulla. Nulla, certo. Questo è un servizio che viene fatto proprio a livello volontario e quindi grazie Rosario per quello che stai continuando a creare e che hai voluto ovviamente mettere a disposizione anche nostra perché potessimo condividere le nostre idee con gli altri. Buona serata a tutti, ci sentiremo e o vedremo, questo lo vedremo martedì prossimo e comunque alla prossima puntata. Un abbraccio da Marco Grilli, ciao e Albiano Appi, buonasera a tutti. Bene, questa volta ragazzi c'è un ritardo, termino io, chiedo scusa perché volevo fare questo passaggio soltanto per ringraziare voi ragazzi, ma anche per dire, fare un annuncio ai nostri amici, insomma, chi non vuole vederci su un computer fermo, su una sedia eccetera, si può mettere comodo, se ha una smart TV o un encoder attaccato a un televisore, si mette sul divano davanti al televisore, ci può guardare lì, basta cercarci o sciencemedia.it o sulla piattaforma Embi con la Y finale, ci cerca come RST Science e trova i nostri programmi anche sulla televisione di casa, sul televisore di casa, senza doversi per forza collegare col computer eccetera, quindi siamo presenti su smartphone, tablet eccetera eccetera. Volevo solo annunciare questo e grazie a tutti voi e possiamo andare con la sigla, chiedo scusa l'intervento finale, sempre ben accetto, ciao ciao.